Abbiamo ritenuto importante far vedere che la cittadinanza è assolutamente preoccupata, vuole manifestare la propria preoccupazione al sindaco e all'amministrazione che oggi inaugurava questa piazza. Abbiamo purtroppo dovuto registrare ancora una volta che lunedì faranno una presentazione di tipo monotematico senza averci invitato, come il sindaco invece aveva preannunciato anche alla vostra televisione. Siamo preoccupati anche del fatto che la nostra amministrazione, che in questo momento è là nell'angolo, non intende parlare con i cittadini che sono qua per manifestare un dissenso, una preoccupazione crescente di fronte a questo mega impianto. Quindi registriamo ancora una volta questa posizione che ci rattrista, e il nostro sindaco dovrebbe portare avanti le nostre istanze, le nostre preoccupazioni. È istituzionalmente previsto che si faccia portatore di quelle che sono le situazioni della comunità, invece anche in questo momento non riusciamo ad avere un confronto. Questo purtroppo dobbiamo registrarlo. Continua la nostra raccolta firme. Noi come associazione abbiamo da sempre detto che intendiamo manifestare il dissenso in maniera civile, educata, senza per questo rinunciare a far valere i nostri diritti. Allora, noi abbiamo voluto essere presenti proprio per dimostrare il nostro dissenso, in quanto siamo molto preoccupati per la nostra salute, abitando qui a Vallefoglia, quindi a pochi centinaia di metri da quello che sarà ipoteticamente l'ubicazione del biodigestore. E questa, diciamo, l'unica motivazione, che penso sia una motivazione molto valida proprio per la salute nostra e dei nostri figli. Poi anche noi, cioè tutti questi camion che gireranno nel nostro comune, non è che sia il massimo, la preoccupazione c'è. Siamo preoccupati come cittadini per la nostra salute e anche molto preoccupati per la mancanza di informazione che non abbiamo avuto, soprattutto dall'amministrazione comunale, che è parte del ragionamento, e quindi abbiamo fatto questa protesta pacifica nel rispetto delle leggi e della pandemia, dei problemi della pandemia, per far sentire la nostra voce, visto che non abbiamo avuto ancora risposte, nonostante come associazione ci siamo mossi, abbiamo chiesto molte informazioni che però non abbiamo avuto. Dovremmo solamente esprimere che siamo seriamente preoccupati per la salute nostra e soprattutto per quella dei nostri figli e nipoti. E sinceramente siamo un po' dispiaciuti di come siamo venuti a sapere della cosa, che nessuno ci abbia mai avvisato e ci abbia detto come stanno le cose. Ecco. Una raccolta firme che sta raggiungendo sempre più numeri, nella speranza che poi venga però ascoltata. Sì, mi auguro di sì, perché sinceramente noi siamo in modo pacifico, cercheremo di parlare con il signor sindaco per vedere se, per avere un confronto, nulla di che, sperando che ascolti il nostro segnale per il biodigestore, per la nostra salute, per i nostri figli, i nostri nipoti, un po' per tutto, dai, diciamo.